Questa è la storia di un'isola, spersa in mezzo al mare. Uno scoglio nel blu, lontano da tutto, con abissi custodi di passati segreti. Nata dal fuoco, levigata dai venti, terra di contrasti e tormenti. Immaginatevi 30 anime, 20 stanno giù, al porto. Gli altri vivono su, al monte, e fanno i pastori. Da tempo un uomo viveva solo al piano. Si sostentava con i frutti della terra e allevava due capre che gli erano state donate da uno dei pastori. Aveva tutto ciò che gli serviva. Gli mancava soltanto una cosa, l'acqua. Quella erano donne del porto a procurargliela. Yemma, portagliela tu oggi l'acqua! Yemma era la giovanissima figlia di uno degli ultimi pastori, quello con il gregge più grosso. Era stato lui a donare le capre all'uomo del piano. Lei era cresciuta con la nonna e il padre. La madre era morta quando la piccola era ancora in fasce. Lei era vivace, curiosa, si chiedeva spesso cosa vi fosse oltre l'orizzonte del mare. Quel giorno la nonna la incarica per la prima volta di portare l'acqua all'uomo del piano. Lei non era mai stata su. È lì, sì, sul sentiero del Reganico, dove c'è l'arco di Euforbia, non ti puoi sbagliare. Lo riconobbe subito. Era un albero maestoso. C'erano cresciute sopra delle bellissime ginestre. Lo varcò. Improvvisamente... Oni mia dalla... All'ombra delle frasche lei lo vede, avvolto in un mantello bianco. Appoggia la brocca a terra mentre osserva quell'uomo. Lui allora si accorge di lei e si volta. Lei lo vede in faccia, gli sguardi si incrociano per un istante. Yemma si spaventa e scappa. Corse più forte che poteva verso casa, mentre il sole calava e l'ombra stava per avvolgere l'isola. Una volta arrivata a casa, saluta la nonna cercando di sfuggire al suo sguardo. Yemma, ma che fine avevi fatto? Io e tuo padre ci stavamo preoccupando. Perdonatemi, mi sono attardata all'arco di Euforbia e non mi sono accorta del sole che calava. Ora sono stanca, vado a letto. Ma non dormì. Ripensava a quel volto scuro come la notte. Gli occhi, due torce profondi e penetranti la inquietavano. Il volto, celato da una cascata di capelli neri. La lunga barba, scura e selvaggia. Non mi aralla. Il giorno seguente si alza all'alba per svolgere le sue solite faccende. Munge le capre prima che il padre le porti al pascolo, impasta l'orzo e la farina per il pane, pulisce il focolare, raccoglie la legna e in ultimo si reca al vado per prendere l'acqua da portare a casa e alle bestie. Ogni volta che andava al vado, volgeva lo sguardo all'orizzonte e osservava il mare. Chissà cosa c'è oltre. La giornata proseguiva come sempre. Al rientro del padre dal pascolo, la famiglia si raduna a casa a tavola per la cena, davanti al focolare. Dopodiché la ragazza rassetta velocemente la tavola, saluta il padre e la nonna e va a letto. Ma anche quella notte ripensa a quell'uomo. Il mattino dopo, all'alba, quando si alza, non trova la nonna in cucina che come sempre prepara la bisaccia al figlio. È rimasta a letto. La trovò distesa, non stava bene. Da tempo aveva dei forti dolori alle gambe e alla schiena. Lei si avvicina preoccupata. No, non ti preoccupare, non morirò oggi. Però d'ora in avanti dovrei essere tu a portargli l'acqua. Lei accettò, senza replicare. Si recò quindi in cucina a fare un infuso curativo, fatto con iperico, licriso e erba gatta, e lo porta alla nonna. Dopodiché si sbriga a preparare la bisaccia al padre e andare a mungere le capre.
Una volta finito tutto, rimaneva solo una cosa da fare. Prende la brocca, si reca al vado del porto e va a prendere l'acqua da portare su al piano. Emma si incammina, ma questa volta per fare prima passa per i palmenti. La strada è difficile, il sentiero è impervio da percorrere. Scivola, cade, il cisto secco come filo spinato le taglia le gambe. Sull'isola tutto alle spine. Il vento freddo di tramontana le solca le guance arrossate per la fatica. Ma finalmente, dopo tanto camminare, giunge all'arco di Euforbia. Lo varca. Niente. Allora aguzza lo sguardo per vedere se scorge quell'uomo. Ma ancora niente. Sollevata e un po' delusa, allora si affretta a raggiungere il punto dove avrebbe lasciato la brocca. L'appoggia a terra. E mentre solleva lo sguardo, vede delle croci intagliate di legno per terra. Erano delle strane croci, decorate con motivi floreali. Rimase incantata a osservarle. Non aveva mai visto niente di simile. Mentre solleva lo sguardo, se lo trova di fronte e rimane impietrita dalla paura. Ogni fibra del suo corpo viene scossa. Lui rimane folgorato alla vista di quella splendida creatura. I suoi grandi occhi verdi, le dolci labbra, i lunghi capelli come mulinelli di fuoco terrestre. Lei prova a scappare di nuovo, ma questa volta lui la ferma. Aspetta! Aspetta! Non scappare! Ma sei tu la donna dell'acqua! Lei si volta. Gli sguardi si incrociano. Nessuna parola. Parli la nostra lingua? Beh, sì, ma non parlo spesso con la gente dell'isola. Lui prova ad avvicinarsi, ma lei si indietreggia intimorita. Hai paura di me? Che cosa ti spaventa? Sembri diverso da me, da noi. Perché hai la pelle bruciata? Beh, vengo da un posto molto lontano. Sai, lì abbiamo tutti la pelle bruciata. Emma si calma e percepisce dalle sue parole la sua gentilezza. E quell'uomo che l'aveva inquietata così tanto fino a quel momento le sembra una persona così gentile. Quindi si ferma un po' in sua compagnia. E lui allora la invita a sedersi all'ombra degli alberi che circondano il piccolo tempio. I due parlarono molto. E lei volle sapere chi fosse quell'uomo e da dove venisse. Lui le racconta la sua storia e perché si trova lì, su quell'isola. Si chiamava Onofrio. Era un principe d'Oriente. Alla nascita il padre lo ripudiò, credendolo frutto dell'adulterio della moglie. Il piccolo allora fu sottoposto alla prova del fuoco, da cui riuscì a salvarsi, ma per cui venne battezzato figlio del peccato. Una volta abbandonato per le strade d'Alessandria, fu sorpreso a rubare della frutta da un mercante che invece che punirlo lo accolse in casa sua. Qui il piccolo crebbe apprendendo le sacre scritture della Bibbia e dedicando ogni giorno della sua vita allo studio e alla preghiera. Quando l'uomo che lo crebbe come un figlio morì, Onofre, ormai adulto, decise di dedicare la sua intera vita all'anacoretismo nel deserto. E così visse per alcuni anni, finché un giorno non decise di fuggirvi, avendo saputo dell'arrivo dei musulmani. Navigò a lungo, alla ricerca di un luogo di solitudine che potesse ospitarlo nel suo percorso di verità. Navigò lungo il Mar Nero, attraversando il Mar Mediterraneo, attraversando Grecia e Sicilia, fino a giungere su quell'isola. Lì e su quelle coste. Lì trovò accoglienza da una comunità di cenobiti che lo ospitarono. Ma la vita comunitaria non era per Onofrio. No, lui cercava l'isolamento e un posto che attraverso l'essenziale la natura potesse udire la voce di Dio. Quindi poi ripartì e si mise in viaggio nuovamente. Dopo pochi giorni di navigazione arrivò qui, sull'isola di Capraia. Emma rimase incantata. Tutta la paura che aveva provato fino a quel momento per quell'uomo era svanita.
Lui capì che qualcosa era cambiato. Lei lo rapì. Tutto quello in cui aveva creduto fino ad allora era svanito, quella notte. Colsero la lezione che Caprai offriva. Si riflessero l'uno negli occhi dell'altra e sorrisero capendo quale immensità avessero di fronte. Ciò che accadde poi non ci è dato sapere. Sappiamo solo che Onofre dopo quel giorno partì per non fare più ritorno sull'isola. Yemma, anch'ella partì, per esplorare cosa vi fosse oltre l'orizzonte del mare.